Dall'editore sanitario anche un paziente australiano di 64 anni lamentava da tempo vuoti di memoria. La sorpresa del neurochirurgo nel trovare un parassita che solitamente infetta i pitoni soffriva. Ormai da tempo depressione e vuoti memoria e questa donna australiana 64 anni non avrebbe mai potuto immaginare la causa ciò nel suo cervello si era annidato un verme. Un Ophidascaris robertsi lungo 8 cm che solito si trova in paitoni. Il verme è stato estratto vivo dal neurochirurgo Hari Priyabandi dell'ospedale di Canberra, dove la donna era stata ricoverata. Secondo gli scienziati, secondo quanto raccontato dal Guardian, si tratterebbe del primo caso al mondo di ritrovamento del parassita nell'uomo. Il rapporto è stato pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases. I sintomi. La donna è stata ricoverata per la prima volta nel gennaio 2021 dopo aver sofferto per 3 settimane di dolori addominali e diarrea, seguiti da tosse secca costante, febbre e sudorazione notturna. Dal 2022 si sono aggiunte anche perdita di memoria e depressione, tanto da richiedere il ricovero presso l'ospedale di Canberra. Una risonanza magnetica del cervello del paziente ha rivelato anomalie e hanno richiesto un intervento chirurgico. I neurochirurghi spesso si occupano di infezioni nel cervello. Ma questa è stata una sorpresa, oh mio Dio. Non crederesti a quello che ho appena trovato in questa signora. Un verme vivo si dimena. Hari Priyabandi ha esclamato alla sua collega Sanjaya Senanayake, un medico specializzato in malattie infettive che aveva in cura il paziente. Un laboratorio di parassiti ha confermato che si trattava di Ophidascaris robertsi, un nematode tipico dei pitoni. Possibili cause: il paziente vive in una zona lacustre dove sono presenti anche pitoni. Sebbene la donna non abbia mai avuto un contatto diretto con i serpenti, spesso raccoglieva erbe intorno al lago da utilizzare in cucina e gli scienziati ipotizzano che un pitone possa aver diffuso il parassita attraverso le feci rilasciato nell'erba. Per la paziente è stata studiata una cura ad hoc con l'obiettivo di evitare che altre larve invadessero altre parti del corpo, come il fegato. Al momento la donna si sta riprendendo bene ed è ancora attentamente monitorata.